Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo i Lorenz e Robert. Siamo qua con l'analisi degli spoiler dei comandanti, dei mazzi Commander di Blomburro, espansione che uscirà il 26 luglio per la precisione, espansione che potrete preordinare su Fantasia Store. Qua in descrizione vi lasciamo il link dove ci sono i mazzi Commander, c'è cioè il bundle dei mazzi Commander per reperirli a meno di 40 euro l'uno tutti insieme. Che conviene. Conviene, andremo a vedere i comandanti proprio tra qualche momento. Vi lasciamo anche il link al bundle, come sempre un ottimo prodotto per sbustare un pochettino. E vi ricordiamo che sui prodotti non in sconto c'è ancora la possibilità di usare il codice anti-5 per avere un 5% di sconto. Quindi, tolto il bundle dei 4 mazzi Commander presi tutti insieme e i box, sugli altri prodotti bundle o mazzi singoli potete usare anti-5 per avere un piccolo sconto. Comunque in descrizione vi lasciamo tutti i link. Vi direi anche di lasciare un like per supportare il canale, visto che i video di Amsterdam, essendo usciti tardivamente, non sono stati molto visti. Peccato. Ma ci tenevamo comunque a portarveli. E niente, adesso ci rimetteremo in riga con i video. Uscirà a breve l'analisi del Commander del Contest, e che siamo un po' indietro, ma ci faremo perdonare su tutto. Torneremo, arriveremo a Blomburro pronti e poi ripartiamo con i nostri rimi. Allora, Crove, partiamo dal primo mazzo, Family Matters. Con Zinna, Valley's Voice, costa 3, di cui blu, rosso, bianco, è un 1-3, una creatura uccello bardo con volare, e dice... prende più X più 0, dove X è il numero di altre creature che controlli con forza base 1. E le creature magia, cioè le magie creature che lanci hanno Offspring 2, che sarebbe, puoi pagare 2 mana generici addizionali quando lanci una magia creatura. Se lo fai, quando quella creatura entra nel campo di battaglia, crea un token che è una sua copia, però 1-1. Quindi pagando 2 in più le nostre creature ci facciamo una sua copia 1-1 che va a potenziare il comandante e comunque copia di un'altra creatura che comunque magari ha anche altri effetti carini. Quindi insomma ci può stare un buon bardo questo. Un buon bardo, magari le creature che copi e che lanci avranno effetti di potenziamento o di sconto sulle magie, esatto, visto che sono i colori Jeskai. O banalmente saranno creature che quando entrano fanno qualcosa, visto che grazie all'Offspring, che è un kicker camuffato, diciamo, esatto, un kicker specifico, possiamo sfruttare l'effetto di far entrare sul campo 2 creature allo stesso modo. Quindi comandante interessante, anche volare, che Robe non aveva letto. Non l'avevo letto? Mi sembra di no, però comunque tra l'altro il comandante vola, quindi sì, insomma, anche è elusivo. Elusivo, evasivo e molto forte, perché se inizia ad avere 5, 6, 7 creature diventa con forza base 1-1, diventa molto grosso, esatto, e con i danni da comandante è molto pericoloso. Quindi questo mazzo è promettente. Al momento promettente. Secondo mazzo, Animated Army, mazzo Gruul. Bello Bard of the Brambles, è un procione bardo, costa 3, di cui un generico, un rosso, un verde, un 3-3. Durante il tuo turno ogni equipaggiamento, no, ogni artefatto non equipaggiamento e ogni aura, non, no, ogni incantesimo non aura, che controlli, con costo di mana 4 o superiore, è un elementale 4-4 aggiunte su altri tipi e ha indistruttibile e rapidità. E quando questa creatura fa danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta. Quindi è un Gruul a tema incantesimi e artefatti. Quindi è un Gruul atipico, invece di essere feroce con le creature, si gioca sugli artefatti e sugli incantesimi grossi, che di solito danno tanto valore, devono avere 4 mana o più. Sì. Quindi in questo momento non mi viene in mente niente. Comunque ce ne sono di incantesimi, bisogna solo pensarci. Mi sfugge il nome, quello che quando entra di Progetto Guardiani, che quando una creatura entra peschi se non hai già una creatura con lo stesso nome. Vabbè, ma comunque nel verde ce ne sono di veramente grossi che costano 4 o più, mi raccomando, esatto. E anche nel rosso ci sono, o comunque basta andare con degli artefatti grossi. Insomma, mazzo che ha del potenziale e che comunque è diverso dal solito, quindi interessante anche questo. Ha usato una strategia non comune. Prossimo mazzo abbiamo Miss Bumbleflower, costa 4, di cui verde, bianco e blu, è un 1-5 con cautela, e dice: ogni qualvolta lanci una magia, un avversario o bersaglio pesca una carta. Metti un segno più 1 su una creatura bersaglio, prende volare fine turno.
Se è la seconda volta che questa abilità si è risolta in questo turno, tu peschi due carte. Quindi è un mazzo molto incentrato sul tenersi buoni gli avversari facendoli pescare, quindi un mazzo un po' politico, come dicevi te, Lori. Esatto, infatti qua c'è Peace, il mazzo si chiama Peace of Offering, ed è come nelle tematiche, è group hug, quindi è tipo Kinaios Entrasios. Esatto. Comunque, i colori Bant di solito sono quelli che sono i più buoni, pacifici. Esatto, per fare anche, per farsi anche amici al tavolo, esatto. Va, ti faccio un favore. È un buon vicino. Che comunque, allora, diciamo che far pescare un avversario ogni volta lanci una magia è bello bilanciato, perché noi piazziamo un più uno più uno, la creatura prende volare, e quando questa abilità si innesca due volte peschiamo due carte, quindi sì. Cioè, nel senso, è vero, dai un vantaggio, però comunque ne ottieni anche parecchi, ne ottieni anche parecchi, e mi sembra molto divertente questo mazzo, mi sembra parecchio interessante. Esatto. Ultimo mazzo, Squirreled Away, mazzo a tema tribale scoiattoli, quello che tutti desiderano. A me non piacciono gli scoiattoli, però tanti sono infervorati. Ci stanno gli scoiattoli, però. Niente, colori Golgari, costa 4, di cui un nero e un verde, è un 3-5, e ha l'abilità attivata con tappalo, paga 2 vite, tappa X token stappati che controlli, aggiungi X mana in qualsiasi combinazione di colori. All'inizio del tuo end step, crea un token che è una copia di un token bersaglio che controlli. Se quel token è uno scoiattolo, crea invece due token che sono copie di esso, quindi fai copie con copie di vari scoiattoli. Quindi vedremo quanto saranno grossi i token scoiattolo che creiamo, se dei semplici 1-1 o se farà anche degli scoiattoli più potenti dei, esatto, classici 1-1 che già conosciamo. E comunque continuerà la sua abilità di moltiplicazione, anche perché ci dà parecchio mana. Sì. Ci dà parecchio mana. A lungo andare ci dà parecchio mana. Sì. Andremo comunque a vedere. Interessante anche questo. Diciamo che sono tutti e quattro. Non sembrano fortissimi, ma sembrano divertenti questi quattro mazzi. Diciamo che hanno colto l'occasione di Blomburro, che è un'espansione a tema animaletti, scoiattolosi, umanoidi, esatto, fantasy, che comunque è particolare, non si è mai vista una cosa del genere. Hanno sperimentato effetti, magari non sono più forti mai visti, ma sono effetti particolari e abbastanza diversi, sì, dal solito. Direi che ispirano fiducia. Diciamo che a parte il token, il tribale scoiattoli, diciamo che che è un effetto abbastanza classico, quello di fare token e così, gli altri, almeno era quello artefatti, incantesimi, Gruul, non si è mai visto una cosa del genere. Diciamo un Gruul che lavorasse tantissimo su incantesimi ed artefatti, e quello dell'abilità Offspring è particolare, è completamente nuovo, una cosa tutta sua, e un mazzo group hug, insomma, io mi ricordo Kinaios Entrasios, che dà dei vantaggi un po' a tutti, Kinaios e Tirone di Meletis, e quindi questo qui può essere un'alternativa per fare un bel mazzo group hug dove, esatto, si danno vantaggi a tutti e poi li si fregano alla grande. Niente, dai, concludiamo qui questo video, che siamo stati bravissimi ad essere veloci e a restare sotto i 10 minuti. Potrei dire che dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.